Toma the Post Girl, in realtà è solo la demo di questo gioco che però mi ha incuriosito molto perché è bello inquietantino, creepy come piace a me e quindi lo giochiamo, penso che sarà in realtà qualcosa di breve. C'è già un salvataggio perché cercavo di mettere l'italiano perché su Steam diceva che c'era l'italiano, ma in realtà non c'era l'italiano, mi hanno mentito. Comunque, vabbè, fa niente, traduciamo. Cos'è? Le poste? Hanno mandato l'ufficio poste Tom. Che in realtà penso sia una ragazza. Lei cresce nell'ufficio postale, credo. Non si legge bene cosa c'è scritto. Siamo nel 96. Cosa sarebbe? Ha creato una sorta di genitori? Che carina. Ok, quindi il nostro compito è semplicemente quello di fare delle consegne. Post girl. Questa è la prima casa dove dobbiamo andare. Premiamo. Ok, devo premere spazio. Vuoi guardare dentro? Sì, perché no? Ma devo tenere premuto. Salve! C'è una signora che fuma un sacco di sigarette. Oh! Non la guardo più, signora. Chiedo scudo. Possiamo. Ah, possiamo un sacco. Possiamo poi scegliere. Ok, possiamo scegliere se guardare dentro il pacco che in teoria dovremmo consegnare in modo sicuro. Oppure consegnare il pacco effettivamente. Oddio, non lo so. Cosa faccio? Non lo so. Lo consegno? Facciamo per una volta le brave persone che vogliono consegnare il pacco. Assolutamente. Ecco qua. Che casino c'è? Ehi! Ehi! Oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma in che senso? Ah, era cibo per gatti. Non ha davvero un gatto, ha dei bambini. Ha dato cibo per gatto a dei bambini. Non sapevo potessi guardare anche questa di finestra. Ma che cacchio. Posso guardare anche qua? Oh sì. Ah, qua ci sono dei bambini. Oddio, quello è un tiragraffi. Perché questa persona tratta così dei bambini? C'è altro che potevo vedere. Un stagno. Una rana. Salve. Una rana con dei mozziconi di sigarette. Oddio, oddio, oddio. Non sono stata io. Non sono stata io, lo giuro. Me ne vado. Me ne vado tantissimo. Oh, anche qua posso guardare. Ah, lui è un bambino cane. Sì. Non molto amichevole, bambino cane, eh? Ok. C'è altro che posso fare? La mamma è contenta. Insomma, mica tanto. Ma quanti figli ha sfornato in tutto ciò? Sei? No, sette. C'è anche il bambino cane. Un po' too much, eh? Per poi trattarli come degli animali. Bene. Credo che la nostra prima consegna è finita. Non credo che ci sia altro da fare. Me ne vado. Meglio, forse sì. Secondo capitolo. Hearthstone. Andiamo qua. Ok. Possiamo come al solito guardare, dare un'occhiata. Ciao signore. Salve galline. Oh, guarda che giocano uno quelle galline là in alto. Una con gli occhiali da sole. Ah no, non ha gli occhiali da sole, ha la visiera per dormire. Ho capito, ho capito. Qui c'è un cavallo. Salve. Mucca! No, guarda, posso assicurarvi che non è una mucca. Questo cavallo non è una mucca. Poi vabbè, facciamo quello che volete, dite quello che volete, ma questo cavallo non è assolutamente una mucca. Posso andare. Ah! Posso andare qua. C'è anche una signora che fuma un sigaro insieme a una gallina che le manda dei baci. Ho visto bene? Sì, quella gallina sta mandando dei baci alla signora.
Ok, queste persone hanno un rapporto strano con le galline, posso dire? Ah, vediamo. Non bussate o suonate il campanello. Le galline sono molto sensibili. Ok. Allora, sto giro. Ok, posso scegliere se guardare dentro il pacco o consegnarlo. Prima l'ho consegnato, sono successe cose strane, quindi io adesso, cioè, se guardo dentro e poi lo do, posso fare? Fai un passo indietro oppure guarda, guardiamo. Ok, oddio ragazzi, ho un vuoto di memoria, come si chiama l'aggeggio per spegnere il fuoco? Estintore. Madonna ragazzi, sapete quando non mi viene la parola? Un estintore. Ma dallo, consegnalo. Non posso? Non posso più consegnarlo. Infatti potevi guardare dentro solo per curiosità e poi lo consegno. No, no. Che è? Cos'è? Perché? Che ho fatto? Perché ha preso fuoco tutto? Oddio, le galline! Signora gallina? Oh! 1 su 11. Ho francobollato la gallina. Perché ho riempito di schiuma la mucca, che è un cavallo? Posso entrare? No. Oddio, cosa è successo? Chiedo scudo. Le uova si sono fritte. E qua cosa c'è? No, non posso guardare da questa parte. No, non so come è potuto succedere. Dovevo consegnare un estintore, ma a quanto pare tutto ha preso fuoco. È colpa mia? Potrebbe essere colpa mia. C'è altro da fare? Oh, c'è un bruchino. Un bruchino cowboy. Mi ha salutato. Salve. Me ne vado perché credo che devo andarmene. Perché, insomma, ho dato fuoco. Oh no, rimane il fuoco anche sulla mappa. Ho capito. Terzo capitolo. Split. Ok, magari non. Oh, santo cielo. Mi pare il fuoco pure là in fondo. State lontani dai cani. State lontani, attenzione al cane. Oh, qui c'è un'altra gallina da francobollare. Ok, sono dei collezionabili, ho capito. Oh, posso andare di qua? Oddio, sono entrata in casa. Aiuto, aspetta. Ok, qua c'è un gallo che ascolta della musica discutibile. È un rapper lui. La catena. Qui c'è secchio della spazzatura. E non posso fare altro, no. Ok, guardiamo in casa. Oh, cos'è? Uso un binocolo. Ah, e col binocolo posso guardare. C'è una gallina lì sopra, non lo sapevo. Poverina. Ops. Allora, guardiamo in casa. Ok. È strana perché tutto, i mobili sono divisi per due. Per due. Qui c'è un lama diviso per due. Cioè, non è diviso per due, è tipo unito. E in effetti si chiama split, che vuol dire dividere. Oh, cosa c'è qua? Cagnolone! Cioè, ci sono due cagnoloni! Salve cagnoloni! Ok. C'è anche un giornale che mi dice di fare The Exposer. Fai attenzione allo stalker. C'è uno stalker. Ho capito. Vabbè, lo consegniamo il pacco. Tanto penso che, cioè, se consegno posso vedere cosa succede. Se guardo dentro, tipo, non capisco cosa può succedere. Vai, consegniamo il pacco. Ok, come si fa? Così. Pronto, signori? C'è un pacco? Cos'è? Cos'è
Cos'è successo? Cos'è successo? Oddio, ho paura di guardare qua. No! Hanno provato la... No. Nel pacco c'era la motosega e hanno provato a dividere il cane. Perché anche loro sono unite. Sono tipo gemelle siamesi. Posso andare a controllare una cosa qua? Il pollo sta a posto. Non c'era questa cosa prima o sbaglio? Gravissimo! Gravissimo! Hanno diviso il cane, probabilmente volevano vedere se potevano dividere loro stesse e mi sa che... No. No, raga. Il cane è morto per... I cani in realtà sono due. Erano due cagnolini, sono morti per colpa mia. Cioè, vabbè, colpa mia. Magari se non consegniamo non succedeva. E qui c'è una lumaca. Anche lei con più occhi, più facce, più bocche. Vabbè, insomma, una lumachina. Va bene. Me ne vado. Vado via. Vado via. Tra l'altro penso che le galline... Ah, ecco, vedi, ci sono anche le galline in mezzo alla mappa. Neanche una là. Aspetta, eh. Vado a prendere anche quella gallina là. Ecco. Perfetto. Colleziono tutte le galline, sì. Siamo a 5. Ce n'è anche una là. Aspetta, colleziono. Vado a prendere anche quell'altra. Non ne vedo altre a parte... Ce ne sono altre, ma non mi sembra. Ecco qua. Ma tra l'altro le galline le spedisce tutte dagli Arson. Quindi se io torno dagli Arson trovo le galline. Gli Arson, boh, ipotizzo sia il nome dei signori che sono probabilmente morti nel... Ah, eccole! Morti nell'incendio, i signori, forse. Eccole qua, le galline. Ah, qui vabbè, continuo a vedere... Cavallo non è molto contento della situazione, però ti ho salvato, penso. Credo, non lo so. Va bene, andiamo al prossimo capitolo, che è il 4. Il The Party, la festa. Una chiesa? Sembra una chiesa. Andiamo. Eh sì, è una chiesa. È decisamente una chiesa. Ok, vediamo cosa c'è qua. È morta? Ma perché devono trattare così male le galline in questo gioco? Ma cosa gli hanno fatto? No! In memoria del cane mod, Dog God! Approved as... Che cosa c'è scritto? Non si riesce a leggere bene. Chi ha dimostrato che avevamo sbagliato? Non lo so. Caspita. Posso vedere altre cose? Voglio leggere altre là. Aspetta qua. Uno scoiattolino. Ciao scoiattolino. Ok. Voglio solo vedere se qualche altra lapide mi dà qualche informazione. Però non credo. No, infatti. Va bene. Allora, vediamo la chiesa esattamente. Qua c'è una radio, ma... Non mi fa interagire con la radio. Come faccio? Oh! Achiu! C'è un prete che si trucca. Noi non giudichiamo assolutamente. Non giudichiamo. Ah, forse è qui che fanno la festa. Fanno davvero la festa in chiesa. C'è anche un DJ. Ok. C'è altro? Che devo vedere? Che posso vedere? Oh, aspetta, qui c'è qualcosa. No, non mi fa interagire. Andiamo di qua. Oh, mamma mia. Oddio, oh, una gallina.
Franco bollata anche questa gallina. Ma gli dà un calcio, ma è terribile questa bambina. Cos'è questo posto? Oddio, no. No. Sono fatta di funghi allucinogeni. Oddio, è difficilissima da guidare. Sono strafatta. Oh cacchio. Sono strafatta di funghi allucinogeni, ragazzi. Oddio, quanto va storta. Aiuto. Aiuto. Sono tipo strafattissima. Cosa faccio? Devo consegnare o no il pacco? Guarda cosa c'è dentro, consegno. Non lo so, mi diverte di più consegnare il pacco e vedere cosa succede dopo che l'ho consegnato. Vediamo, eh. Aiuto, sono un po' storta. Consegno. Ehi. Aprite, sono anche un po' fatta. Vedo i draghi. Cos'era? Cosa c'era nel pacco? Oh. Vabbè, vabbè. Signor prete? Ah, sta facendo festa. No, mi sembrava appeso per i polsi. Invece no, sta molto fermo. Però sta facendo festa. Ah, questo è il DJ di prima. DJ Flolf. Flop. Flolp. Non lo so. Bel nome. Particolare. Come si divertono i preti qua. Credo. Ma cos'è che ho consegnato? Non lo so. Oh, c'è qualcosa anche qui da vedere. Vomito, credo sia. Sì. Il mio, se questo gioco rimane così, ve lo dico. Vediamo lo scoiattolo come sta. Giustamente si è messo i tappi alle orecchie. Si è svegliato un po' arrabbiato e si è messo i tappi alle orecchie. No, lo capisco. Lo capisco, poverino. Boh, in realtà nulla di che. Forse qui era meglio guardare dentro. Non lo so. Ho fatto festa, non ho capito bene cosa gli ho consegnato. La voglia di fare il party, probabilmente. Finito? Abbiamo il quinto capitolo, la lettera. Ma io non ho altri punti dove andare. Anche perché non ho trovato... Mi mancano un sacco di galline. Ok. Eccoci. Salve. No, qua non si dice niente. Oh mamma mia. È lo stalker. Questa è la casa dello stalker. Ma queste sono le mie mutandine. Guarda, qui è quando guardo nella cuccia. Quando apro il pacco. Quando guardo la lumachina. Quando guardo nelle finestre di tutti quanti, praticamente. E queste sono le mie mutande. Oddio. Nell'armadio. Nell'armadio. Che paura. Ho paura. Ho un sacco paura. E qui cosa c'è? Hi. Mi ha salutato. Ciao. Sembra Steven Universe. Basta. Tutto qui. Non c'è. Oh. Hi. Ok, mi saluta ogni volta. Però poi se ne va. Non ritorna. Non ritorna, non succede niente. No, infatti. No, non succede niente. Che cosa c'è? Tom. Una bottiglia. Tom. Oh, qui c'è una gallina. Eccoci qua. Ciao, bella. Oh, la chiave. Ah, ho capito. Ho capito dove mi serve la chiave, aspetta. Qua mi serve la chiave, vero? Eh sì, c'era il lucchetto. Cos'è successo? C'è una scala? E tu? Con i cucchiai? Non lo so cos'è. Ha fatto una piccola stanza per i vermi con una finestra disegnata. Con i cucchiai ha scavato qualcosa. Non possiamo andarci. Non possiamo andarci. Non ci fa andare. Ok.
Un po' inquietante, posso dire. Ma cosa? Perché è così sempre pieno di mozziconi di sigarette? Che schifo! Povero pesce, smettila di mangiarlo! Non posso fare niente per aiutarti, mi spiace. Ok. Allora, qui adesso consegno il pacco o lo guardo? Devo dire che lui è un po' inquietante. Secondo me finisce male se glielo consegno. Cioè, io non voglio bussare alla porta. Ma poi è un maniaco. È proprio un maniaco. Cioè, ma che foto mi fa? Dai, questa volta guardiamo cosa c'è dentro. Ok. Ah, ma era per me. Era un pacco per me. Tom, voglio... No! Finisce la demo qua? Che succede? No, è finita la demo! Cosa sto scrivendo? Il tuo obiettivo era, in teoria, quello di consegnare pacchi. Quello che invece hai fatto. Hai dato fuoco alla fattoria, lì al bar, non mi viene bene. Oddio, non è andata così, cioè... Sei stata scoperta ad essere creepy all'infermeria. Ma dov'era? Hai trovato un paio di binocoli? Preso una chiave che non era tua? Verdetto, mutazione a Grip Town. Ma che vuol dire? Ah, era un periodo di prova. Mi sa che l'ho fallito. Grazie per aver giocato la demo. No, ma io volevo sapere come continuava la storia dello Stalker. Cosa c'era scritto in quella lettera? È finito. È finito così, ragazzi. Peccato, voglio assolutamente... Purtroppo è una demo e non so quando uscirà il gioco completo. Ma se vi è piaciuto, io... A me ha intrigato parecchio e quindi lo porto volentieri. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti. Aiuto.